Non ci sarà nessuna storia. Jem se n'è andata. E anche Jerrica. Jem e le hologram non suoneranno mai più. È colpa mia, credo. A volte prendo le cose in modo troppo personale. Tutto questo guaio è iniziato alla Starlight Music circa 3 mesi fa. Ma che cos'ha questo colore? Per me è carino. Scena è molto carino, ma non è questo il punto. La scenografia deve accordarsi al colore dei nostri abiti. Ok, il capo sei tu. Scena, non devi fare qualcosa soltanto perché io sono il capo. Jerrica, vorrei sapere qualcosa dell'impianto luci. Pensi di comprarne uno nuovo o devo montare come al solito quello vecchio? Senti, Rio, adesso non ce lo possiamo proprio permettere. Ok, Tirchione, il solito vecchio, ho capito. Rio! Jerrica, non dimenticare che Jem deve vedere i modelli dei nuovi costumi di regina questo pomeriggio. Kimber, conosco molto bene le mie responsabilità e quelle di Jem, quindi adesso togliti dai piedi. Togliermi dai piedi? Ma io cercavo solo di esserti utile. Il fatto è che tu non mi apprezzi. Io non apprezzo te. Uscite subito tutti quanti, andate fuori, subito! Io sapevo che Jerrica era sotto pressione, ma le cose peggiorarono la sera del concerto. Oh, no! Che cosa succede, Jem? L'auto di Rio si è rotta, quindi non potrà venire a montare l'impianto. Gliel'ho detto 1 milione di volte di farla aggiustare. Jem, che stai facendo? Beh, qualcuno dovrà pur farlo, no? Ti aiutiamo noi. Non puoi farlo. Aspetta, Jem. Sono preoccupata per lei. È vero, non ho mai visto Jem così stressata. Sì, lo so. Jerrica è mia sorella. Io avrei dovuto accorgermene, ma come facevo a sapere come sarebbe finita? Muoviti, olodramma, sei in ritardo per le prove. Vengo, pizza. Accidenti, come odiosa. Il giorno in cui mi unì a Jem e alle hologram fu il più bello della mia vita. Non immaginavo che la mia felicità sarebbe durata così poco. Mi trovavo proprio qui quando gli Stinger salirono sul palco. Come il resto del pubblico, anche Jem era incantata da Riot. Jem era sottoposta l'aveva resa vulnerabile. E tutto avvenne così in fretta. Eravamo tutte scioccate. Ma il peggio doveva ancora venire. Ah, ecco dov'eri. Perché te ne stai qui con le mani in mano? C'è molto lavoro da sbrigare, Raja. Capito il concetto? Questo è davvero il massimo. Niente Rio, niente hologram. E ho Jem tutta solo per me. Certo mi ha fatto sudare non poco all'inizio, ma poi alla fine ho ottenuto quello che volevo, come sempre. Siamo arrivati, signora. Eccellente. Ehi, questa cos'è? È una nave. Beh, questo lo vedo anch'io, ma perché siamo venuti qui? Perché ce ne andiamo da tutto e da tutti. Non avevi mai pensato di fare una crociera in Messico? No, Riot, è un'idea magnifica, ma... Niente ma. Riot, io non so che cosa mi sia preso al concerto, ma non posso venire. Tu puoi, tesoro, e lo vuoi. E poi è troppo tardi, siamo già salpati. Hai ragione. Ok, e va bene, d'accordo. Credo che qualche giorno di riposo e di relax mi faranno bene. È proprio quello che pensavo. You and me, live.
living free in a world that sounds our own. You and me finally in a place where they will leave you alone. Under my spell, it's easy to È come se fossimo le uniche persone al mondo. E lo siamo. Riot, qui è tutto meraviglioso. E io ne avevo proprio bisogno, riposo e relax. Ma vorrei tanto tornare a casa. Mi manca mia sorella e i miei amici. Noi non ne abbiamo bisogno. Bastiamo soltanto noi due. E come dicevo, alla fine ho ottenuto ciò che volevo. Pensavamo tutte che Gemma sarebbe tornata presto, ma non fu così. Senza Gem non potevamo più fare concerti né incidere nuovi dischi. Non sapevamo cosa fare. Potevamo soltanto sperare che Gem aprisse presto gli occhi e ritornasse. Ma poi arrivò quel giorno fatale. Il giorno che segnò il futuro della Starlight Music e della Villa Starlight per sempre. Sappiamo che siete lì! Venite fuori! Un attimo solo! Oh, cavolo! È meglio che Jerrica torni subito! Non riusciremo a tenere calmi i nostri creditori molto a lungo! Aja, mi hai sentito? Ho detto che... Forse è meglio che tu legga questa. Care Kimber, Aja, Shane e Raja, mi sto divertendo molto qui in Messico. Riot è meraviglioso, più di quanto immaginassi. Ho scoperto di essere perdutamente innamorata. Ho deciso di stare con lui d'ora in poi. Non ritornerò mai più dalle Olga. Dite a Rio che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Addio, Jen. Oh, ora sì che siamo nei guai fino al collo. Ma quello era un eufemismo. Era soltanto l'inizio della fine di Jen e le Ologra. Ok, Misfit, ora diamoci dentro. E tu, Aja, questa volta cerca di tenere il ritmo, capito? È mio, tutto mio. Eric voleva la Starlight Music, ma non l'ha mai ottenuta. Volevo umiliare Gem e le Holograms, ma non c'è mai riuscito. Ma poi quella strega di Gem è scappata con Riot, il mio Riot, ed è tutto cambiato. Gem e le Holograms e gli Stinger sono scomparsi da un giorno all'altro. Eric fu costretto a spingere e a promuovere il nostro nuovo LP e l'ha fatto come volevo io. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi, ma quello era solo l'inizio. Volevo che le Misfit diventassero il gruppo rock più famoso dell'universo. Sapevo anche che la Starlight Music era nei guai. Questo processo per bancarotta seguirà la normale procedura. Kimber, tu sei qui come rappresentante della Starlight Music. Tu sai che la vostra società ha accumulato parecchi debiti nei confronti di molti creditori. Sì, mi spiace, signore, ma... È mia opinione, dovendo curare gli interessi degli azionisti della Starlight Music, che accettare l'offerta del signor Gabor sia sicuramente la migliore via di uscita che abbiate. Detto così, sembra che non abbia altra scelta. La tua alternativa è di sciogliere la Starlight Music, vendere le proprietà e... Dovrei vendere tutto. Ma se lo facessi, che ne sarebbe della Villa Starlight e delle nostre ragazze? La villa verrebbe venduta, è ovvio. E considerato che non avreste più i mezzi per mantenere le ragazze, queste verrebbero adottate da altre famiglie. Kimber, no, ti prego, non lasciare che ci mandino via. Purtroppo la decisione da prendere è una sola. Signor Gabor, la società è sua. La cosa più bella è che le Hologram erano tutte sotto contratto con la Starlight Music. E visto che adesso la Starlight Music è mia, devono lavorare per me. Il mio gruppo è ormai l'unico in città. E le ragazze di Riot non sono niente senza di lui. Ho dato la possibilità anche alle Stinger di mettersi sotto contratto con me. E così sono diventate tutte Misfit. Ormai è fatta! Siamo in testa alle classifiche! Always in the running, but I never got the
Avete mai visto un'esistenza più idilliaca di questa? Sembrava che non dovesse mai accadere. Oh, c'è stato un momento difficile quando siamo arrivati in Messico. Che cosa? Noi siamo in Messico? Sì, non sembra che siano passati già 3 giorni. 3 giorni? Ma non è possibile! Io non posso crederci! Oh, Riot, dobbiamo tornare a casa! Ho tante responsabilità, le hologram e la fondazione Starlight! Ma che fretta c'è, Jem? Non hai neanche visto come scio. Ah, e sei molto bravo. Ma certo, io sono bravissimo. Ok, ti ho visto sciare. Possiamo andare a casa adesso? Allora, non sono perfetto? Beh, di sicuro sai come far divertire una ragazza. Jem, ti sei decisa? Perché, Riot? Avevo qualche decisione da prendere. Pensavo che una ci fosse. E su che cosa? Ma su di me? Oh, Riot, ecco, vedi, tu sei molto attraente, ma io ti avevo già avvertito. Parli di Rio? Sì, di Rio. Ma io sono più bello, più forte e sono anche molto, molto più furbo di lui. Sono sicuro che non sospetta niente. Sospetta cosa? Che faceva parte del mio piano perfetto. Ma quale piano? Oh, ha creduto che fossi un meccanico e poi ho fatto finta di aggiustargli l'auto. Per questo si è rotta. Per questo ti sei arrabbiata con lui? Per questo eri così... Tu mi hai ingannata! Tu mi hai presa in giro! Ma io l'ho fatto per il tuo bene! Riot, riportami a casa e subito! No! Come no? No, finché non mi dirai che sarai mia! Oh, e allora ci penserò io a tornare a casa! No, Jem! Stai fermo, Riot! Voglio andarmene a casa! Riot, attento! No! State tranquilli, presto starà bene. Ha soltanto qualche graffio e qualche livido. Sì, la nostra vita sarà davvero perfetta qui. Un'isola deserta, la donna che amo. Riot, con chi stai parlando? E dove siamo? Non è niente. Ora riposa. Vedrai, tutto andrà per il meglio, tesoro. Io non ne posso più. Non posso vivere senza Riot. Era il mio guru, il mio ispiratore. Dalla prima volta che l'ho visto, ho capito che noi due eravamo fatti per stare insieme. Lui è il nucleo attorno al quale gira tutto il mondo. Poi, Rio non mi degna di uno sguardo. Non so che cosa gli sia preso. Da quando Jam e Jarika sono via, è sempre la stessa storia. Sta seduto per delle ore a fissare quella stupida cartolina. Oh, io odio essere ignorata. Rio? Svegliati, Rio. Ehi, ridammela. La rivuoi? Vieni a prenderla. Ridammela, Minx. Andiamo, Minx, smettila. Ridammela. Perché questa cartolina è tanto importante per te? Perché sono le ultime notizie di Jem. Che sta succedendo qui? Oh, Rio, ma non vedi quanto sei ridicolo? Non è neppure scritta da Jem. Cosa? Ma che cosa stai dicendo? Ma certo che è scritta da Jem. Conosco mia sorella, la scrittura di Jem. Beh, non è stata lei a scriverla. Certo, è una perfetta imitazione. L'ha scritta Riot. Riot? Vedete quella piccola R cerchiata? Ecco, è la firma di Riot. È così presuntuoso che firma ogni cosa. Cavolo, pensavo che quello fosse il timbro postale. Se non è stata Jem a scriverla, forse lei non vuole stare lì con lui. E noi adesso sappiamo dove sono. Andiamo. Ehi, dove credete di andare? La mia macchina! Che cosa state facendo? Tornate indietro subito! O vi licenzio tutti! Oh!
credete che sopporteremo ancora per molto le angherie di pizza? Non credo. Ne abbiamo abbastanza delle Misfit. Pizza? Che cosa vuoi? Tra qualche giorno inizia il nuovo anno scolastico. E ci servono anche i vestiti nuovi. Scordatelo e non mi seccate. Va bene, come vuoi tu. Allora andremo a dire al tribunale dei minorenni che i nostri genitori adottivi non vogliono comprarci dei vestiti nuovi. Così le porteranno via la fondazione Starlight e la Starlight Music. Un attimo. E va bene, piccole bestie, avete vinto. Andiamo a fare spese. Sì, erano qui. Le ha visti? Certo, ho noleggiato loro una barca. Può dirci quando l'hanno riportata? Oh, mi dispiace davvero molto, ma la guardia costiera ha detto che hanno avuto un incidente in mare e la barca non Cosa? È stata ritrovata. Oh, no! E non sa dove l'hanno vista l'ultima volta. Secondo questa mappa ci sono delle isole nel punto in cui la barca di Gem e Riot è scomparsa. Ci divideremo, battiamo le isole e speriamo di trovarli. Posso venire con te, ballo? Vai pure come ti pare. 15.000 dollari per l'acquisto dei vestiti, 7.000 dollari per il dentista e 4.500 per i libri di scuola. Tutti i soldi che vengono detratti dai nostri incassi. Chi se lo sarebbe aspettato che un pugno di ragazzine comportasse tanti problemi? Prova un po' a chiederlo ai tuoi genitori. Eric! Avete qualche problema, ragazzi? Cerchiamo di far quadrare la nostra situazione economica. Potresti aiutarci, per favore? Ed ecco il risultato. La Starlight Music è più indebitata adesso di quando l'avete presa in mano voi. Oh no, tutto il nostro lavoro, tanti concerti. E tutto questo per niente. Guarda, deve essere la loro barca. Rio! Rio! Aspettami! Su, sbrigati! Gem può essere ferita. A me sembra che si stiano divertendo un mondo qui. Già, forse abbiamo sbagliato. Sicuramente Gem vuole restare qui. Andiamo, lasciamoli in pace. Ma sei impazzito? Credi che voglia lavorare per le Misfit per tutta la vita? Salve, gente! Minx, che cosa ci fai tu qui? Siamo venuti a cercarvi. Mi ha portato Rio. Anche Rio è qui. Dimmi, dov'è? È ritornato alla barca. Pensavo... Rio! Rio! Aspettami! Rio! Gem! Rio! Oh, Rio, sono tanto felice che tu mi abbia trovata. Ma davvero? Riot ci ha preso in giro. Guarda cosa hai fatto. Hai rovinato tutto quanto. Sai, io non volevo restare qui, ma eravamo bloccati. Oh, Rio. Giù le mani, Rio. Tu non porterai via Gem. Beh, di certo non la lascerò qui con te, Riot, se lei non vuole. Questo è da vedere. Basta, smettetela. Io non sono il trofeo di una lotta. Scelgo io che cosa fare. E scelgo di andarmene, capito? Ah, non vedo l'ora di essere di nuovo a casa. Sì, ma anche quel bugiardo di Riot tornerà. E qualcosa mi dice che gli Stinger continueranno a essere una spina nel fianco. Sapete una cosa? Forse non torneranno tanto presto. È difficile accendere un motore senza una candela. Oh, Rio! Al diavolo! Non si accende! Beh, cosa state aspettando? Remate, forza! I guai non sono finiti. Le Misfit controllano la Starlight Music. E puoi scommettere che non la cederanno tanto facilmente. Ma che cos'è tutto questo chiasso? Insomma, che sta succedendo qui? Vieni subito giù! Vieni giù! Oh, Jerry! Ma che piacere rivederti! Senti, Pizza, tu avrai anche ottenuto il controllo della Starlight Music, ma io ti porterò fin davanti alla Corte Suprema della Nazione prima di... Ah, sì? Rivuoi indietro la Starlight Music e la Fondazione Starlight? Te ne faccio un pacco d'oro! Pizza, aspetta! Ti prego, vendile a me piuttosto! A chi? A te? Sì, te le pagherei una fortuna! Oh, ragazze! Zio Eric ci porterà tutte al circo! Non importa, dimentica tutto, Pizza, ritiro la mia offerta! La società è tua, Jerrica! E buon divertimento! Pizza! Aspettami! Pizza!
Aspetta!